Ciao e bentornati con The Surge 2. Proseguiamo il nostro viaggetto qua e là. Allora, uccidiamo questo qua che tanto un po' di scarti non fanno mai male, direi, eh. Ok. E fin qua ci siamo, eh. E dopodiché ci siamo aperti prima questa scorciatoia, per cui direi che possiamo andare su. Cosa c'è qui? Niente. Ok. No, ok, è un cacchio in realtà. Perché non si apre questa? Vuoi dirmi che dobbiamo andare via per di qua allora? Oh shit. C'è sta roba qua? Ma c'era l'altra volta? Da fuck is this? Vabbè, ok, facciamo finta di niente, ragazzi. Corridoio di sicurezza, eh. Oi là là. Perfetto. Soddisfatto? Bene. Prove del volo. Allora, io direi che dobbiamo andare su. Credo. Non sono sicuro in realtà. Oi là, per un pelo. No, da qua siamo venuti in realtà. Da fuck, dove dobbiamo andare allora? Trovo delle scorciatoie per tornare alla Mad Bay. Non mi interessa ritornare alla Mad Bay. Ok. Ancora. Houston, we've got a problem. Dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Da fuck. Zitto. Ok, e fin qua ci siamo. Tu hai qualcosa da dirmi? Hey there. Sì? Come to No. the evac camp. I'll be Vai al there. campo di evacuazione. Sì, grazie al cazzo, ho capito io di dover andare là. Però, come ci si va? Ma scusate un attimo, no? Porca vacca. Siamo andati di qua. Siamo finiti da sta parte e abbiamo aperto la porta. Ok. Now I get it, adesso ha senso, eh. Carica iniettabile automatico. Inventario. Quando una batteria decade, aggiungi una precarica all'iniettabile automatico selezionato. Sì, facciamo finta di aver capito. Dite di sì, ragazzi. Bravi, ok. Perfetto. Sì. Cazzo, questi qua. Vuoi vedere che se li mangia? Oh shit! Oh cazzo! Bello violento! Yes, sir! Ehi! Miriamo alla testa, sì? Tieni! Ah, cazzo! Ma è un boss, eh! Me ne sono appena accorto! Sono o non sono cretino, ragazzi? Oh fuck. Ah beh, allora. Cazzo. Bene. Wait. Beh, sapete cosa? L'ho preso un po' sotto gamba. Più che altro non mi ero neanche accorto che era un boss. Quanto rincoglionito sono. Quanto rincoglionito sono. Quando muori, lasci cadere i tuoi scarti tecnologici. Sì.
andranno perduti allo scadere del tempo. Ah, indicato del timer in alto a sinistra. Sconfiggere un nemico aggiunge 20 secondi al timer. Rimani vicino agli scarti tecnologici che hai perso. Ti cura lentamente nel tempo. Mettere cogliolo ripristina completamente la tua salute. Ah, bene. Utile sapersi. Have a nice day, officer. Bene. 20 secondi aggiunti allora, Dobbiamo aprire da qua? No, siamo già a posto. Ok. Siamo pronti per batterlo? No. In realtà no. Però... sì, dimmi. Noi gli facciamo... cazzo, oi là. Oh shit. Gamba sinistra, testa. Ah, ma anche questo braccio qua in realtà è vulnerabile. Infatti. Fuck. Dobbiamo attaccargli il punto debole. Ehi là! Ti venisse del bene. E quella roba lì cos'è? Ma le ho raccolti gli scarti, sì? Buono, buono. Ah sì, e poi? Ok. Buono! Mamma mia! Oi 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 oi! Dai che ce la facciamo, sì? Vieni qua, bastardo infame! Vai! Staccagli qualcosa! Smembralo! Great! Perfetto, carceria regressia disintegrato. E tu, piccolo robottino di merda? Ah, è mio adesso. Allora non sei più un robottino di merda. Chiedo scusa. Ah. Ah, ho capito. Premi 1 e usa la carica curativa per... ok. Facciamo finta di niente. Pure? Bello come attacco. Questo non si rompe però. Bene, primo boss battuto. Cioè così si può definire. Sì, dai. Andiamo di qua o di là? Cos'è sta roba, ragazzi? What? Scopro cosa è successo a Atena. Qua c'è un qualcosa da interagire. Vediamo. Evacuato. Però mi è venuto un dubbio, ragazzi. Nah, fa lo stesso. Jericho City. Qui non c'è niente, abbiamo detto, vero? Vediamo. No, qua non c'è niente, ragazzi. Andiamo su. Perfetto. Raccogli. E cosa serve? Ah, ok, sono bottini questi. Le onnicelle rappresentano le munizioni per la maggior parte dei moduli drone. Puoi portarle solo una quantità limitata. Una volta raggiunto il limite trasportabile, tutte le onnicelle verranno conservate automaticamente nella Mad Bay e serviranno per caricare il tuo drone quando le visiti. Ok. Quindi faccio così, giusto. Distrutto già. Buono. Andiamo di qua. O di qua. Di qua. Perfetto. Poi anche questo. Mucchio piccolo di scarti metallici. Mio. Bravissimo. Hello. Can you hear me? My name is
Ah, è andata a cagare, cazzo. Chi è? Questo zaino qua mi pare familiare. Penso sia il corridoio di prima. Entra negli ascensori magnetici per attraversare spazi verticali. Ok. Wow, Faiko. Questo smiley qua non mi convince mica molto. Tag di graffiti. Big Footy. Ah, è come in Dark Souls 1, che tipo possono lasciare i tag gli altri. Cosa vuol dire Big Footy secondo voi? Secondo me è qualcuno che ci trolla questo, eh. Qualche troll a caso. Spero vi stia piacendo, ragazzi, la serie. Fatemelo capire, lasciate il like, mi raccomando. Fate quello che volete, no, a parte scherzi. Spero vi stia piacendo, ecco sì. Perché a me sta piacendo molto questo gioco. Non avevo dubbi in realtà, Non avevo dubbi. Ah, you took the lift after all. At last we meet in the flesh. Sì. Fuggi dalla detenzione completato. Ok. There's a fire burning in your eyes, acolyte. I haven't seen anything like it in a long time. The city is dying. The court is our last safe haven. Join my brethren and take back control. It's now or never. Mm-hmm. Sono appena uscito da un coma. È vero. I can see your confusion. You must have been locked away for a long time. You'll be in for a rude awakening. The world has changed in a heartbeat. I'd explain more, but it's best to witness the new order with your own eyes. I belong to the Children of the Spark, a small but growing church dedicated to a great cause. We're always on the lookout for recruits like yourself. Someone willing to get their hands dirty for the greater good. Journey forth and find the court, where our prophet, Brother Eli, will welcome you with open arms. See okay. That giant octopus? Right under its tentacles, you'll find safe shelter. Ah, quello là, che bello. Ok. This isn't about me, acolyte. It's about the will of the spark. Mm-hmm. See the giant octopus? Sì, ho capito, capito, va bene. You must have been in there for a very long time indeed. Mm-hmm. You'll see the awful truth soon enough. Anarchy reigns supreme on our streets. People fear the new dawn that's upon us. The government built a wall around us to hold back the inevitable. They reject the change that comes with the nanite swarm. Okay. This plague is not what it seems. Humanity is ascending. We are the progenitors of a new race. Mi fido. You're staring at Jericho City, acolyte. At least what's left of it. Ok, ready to go. Sì, ciao, grazie. Incontro fratello Eli. Eli, volevo dire. Che cazzo ho letto? Zen Trainer. Vabbè. What the fuck is that? Non lo sappiamo. Comunque andiamo giù. Ascensore verticale, c'è niente da prendere qua? No. Vai. Fantastico. No! Ma quello straniero lì voleva farci il culo, veramente? O è un amico? No, è un amico. Usalo per viaggiare lungo l'esocavo. Gancio teleferico necessario. Ah, ok. Who are you? Didn't strike first, huh? Wise choice. Although these days I wouldn't blame you. There aren't a lot of good people around Jericho these days. Can't help but wonder whose side you're on. Non lo so neanch'io. You'll be one of the dead guys soon if you don't upgrade your pitiful equipment. Trust me. I know my stuff. Aiutami. Where you been all your life? It's survival of the fittest out here. If you get in a fight, the winner takes all. See that med bay right next to me? This is where you take your spoils to craft and upgrade equipment. Maybe you should give it a try. Here, take these parts and give it a go. Grazie. Beats me. I should have been smart enough to leave when there was still time, but I got inconvenienced. Helping people is kind of what I do. Besides, I still have some unfinished business here. Let's leave it at that. I might tell you one of these days, if you live long enough. Sei parecchio misterioso, like sì. You, then. Let's be glad we got out in time and keep it at that. I've been to a lot of hell holes lately, but this one wins hands down.
Usa il materiale per la creazione e il potenziamento presso la Med Bay. Utilizza la Med Bay per ripristinare la tua salute, far salire il livello delle tue energie. Ma se n'è andato con la teleferica, sì? Eh sì, sta andando via, ok. Magari ci fanno creare la teleferica, eh. Qui c'è la mappa della città. Ok. Scarti? No, niente di niente. Qualcosa di utile qua, no? Ok. Qui dietro? Dai, qua ci deve essere qualcosa. Bobine per attrezzatura per braccia. Beh, buono. Presumo c'è qualcosa per craftare, eh. Allora, vai, interagisci. Ora puoi usufruire dei servizi di questa Med Bay. Ottimo. Quindi questo qua è un checkpoint, ragazzi. Il nostro falò. Saliamo di livello, ovviamente. Scomponi scarti metallici. Ok. Perfetto. Un po' di resistenza, ovviamente. E efficienza della batteria, sì. Ok, potenzia. Vediamo un po' cosa possiamo fare qua. Potenziamento. I componenti ottenuti tagliando gli arti dei tuoi nemici possono essere usati per i potenziamenti. Taglia le parti del corpo corazzate per ottenere componenti per creare e potenziare attrezzature. Taglia le braccia che impugnano le armi per ottenere componenti per potenziare le armi. Taglia le parti del corpo dei nemici robotici e le teste dei nemici umanoidi per ottenere componenti per migliorare gli impianti. I componenti di livello superiore possono essere scomposti fino ai livelli più bassi usando la proporzione 1 a 2. Ok. Allora, noi vogliamo potenziare telaio vuoto. Questo qua si può? Ah. Tre di questi servono, ok. E qua invece sì, si può. Però... vediamo, facciamo una piccola prova pratica, ragazzi, eh. Vediamo. E anche questa qua è una buona arma, mi pare. Questo qua fa gli affondi, però, al contrario dell'arma di prima. Quindi la potenziamo? Non la potenziamo? Oh, fuck. E tu cosa vuoi? Sei... Vorrei che questo qua sia un nemico piuttosto forte. Se hai il teschio in testa, vuol dire che non riusciamo a batterlo. Quindi lasciamo stare per il momento, va. Bene. Allora, non potenziamo niente, che tanto non ci cambia la vita. Au! Oh shit! Cazzo! Quest'arma, sapete cosa, ragazzi? Non mi piace neanche un po'. Cazzo! Staccagli qualcosa. No, ok. Equalizzatore onnicellule. Arma ottenuta. Ah, questa cosa qua, questo spoccio di martello praticamente. Peccato che... Nota audio. Ascoltiamo. Sì? You'll find street musicians, artists, newcomers, tourists, families, people, wallflowers, the poor and the rich. In Jericho, we live together in harmony and respect each other's boundaries. So take a deep breath and enjoy the sight. And if you can't find your way, why not ask one of our friendly locals? Ah, è dall'altra parte. Ho capito, per aprire una scorciatoia questa. Va bene, per il momento non riusciamo. Allora, questo qua è un vicolo cieco. Ok, ragazzi. Allora, io mi curerei, però. Questo qua... scomponi, scomponi, sì. Wow. Ok. Perfetto. Basta. Allora, due livelli abbiamo fatto, eh. Resistenza. Salute. Ok. Aggiudicato. Comunque, quest'arma qua mi fa schifo, eh. Vediamo un attimo l'altra. Danno 80. No, questo qua mi piace di più.
Questo qua cos'è? Standard posizionato da? E cosa serve? Boh. Mi spacco la testa. Ecco, vedete, quest'arma qua è già più familiare per me. Stavo cercando di capire come funziona la parata, ma non sono mica convinto, sapete? Perché ha preso fuoco? Vabbè, andiamo avanti, dai. Oh shit. Porca vacca. Bastardo. Bene. Mucchio piccolo di scarti metallici. Ok. Come ci si arriva lì sopra? Così? Vediamo. No. Mi sa che ci si arrampica da un'altra parte, eh. Dai, vieni, vieni. Perfetto. Lentamente. What the fuck? Non ci sono riuscito. Come si fa lentamente? Noi vogliamo staccare il braccio adesso, cazzo. Ok, proprio il braccio che volevo. Benissimo. Diagramma, attrezzatura per braccia del saccheggiatore. Bobine per attrezzatura per braccio e lega di tungsteno. Ok. Diagramma sbloccato. Hai ottenuto un diagramma recedendo una parte del corpo. Utilizzalo per la creazione di attrezzature presso la Mad Bay. Per la creazione hai bisogno di materiali ottenibili recedendo le rispettive parti del corpo. Quindi per creare braccia mi servono braccia, ragazzi. Proviamo? Proviamo, ovviamente. Allora, costruisci. Sì. I diagrammi sbloccati recedendo gli arti nemici possono essere utilizzati per realizzare attrezzature consumando scarti tecnologici e componenti. La nuova attrezzatura viene sempre costruita a livello 1 e può essere potenziata usando componenti di livello superiore per sbloccare il suo potenziale massimo. I componenti di livello superiore possono essere scomposti fino a livelli più bassi usando la proporzione 1 a 2. Allora, costruiamo? Sì. Perfetto. Benissimo, e adesso le equipaggiamo. Guardate, guardate. Eccole lì. Questo qua praticamente ci dà consumo energia nucleare, consuma 2. Ah, ok, sì, giusto. Stabilità più 45%, impatto meno 10%, velocità di attacco più 2%. Ok, sugli impianti c'è qualcosa di nuovo? No. Nota, no. Attrezzatura? No. Adesso sapete cosa faccio? Attacco testa, attacco braccia. Ah, perché ne ho solo uno, cavolo. Cazzo. Allora ci serve un altro braccio qua, insomma. Vieni qua, bastardo. Braccio sinistro? No, a me serve il braccio destro, però. Au, au, au. Cosa sto facendo? No, niente ragazzi, fate finta di niente, ho sbagliato tutto qua, eh. Oh shit. Vabbè, ti uccido e basta, dai, hai rotto le palle. Top. Dammi l'arma, magari. Spero. Sì. Perfetto. Sì, ma non posso andare avanti così, cazzo. Ah. Perfetto. Resistenza. Efficienza batteria. Ok. No, giustamente. Costruisci potenza. Allora io direi di potenziare questa qua. Perfetto. Telaio vuoto.
Bene, adesso fa proprio male. Gamba destra, dai. Proviamo sulla gamba, ragazzi. Au. Via la gamba. Oh, là là, perfetto. Questa è tutta mia. Bene, grazie. Andiamo a costruirla. Non disponibile. 161 scarti. No, che tristezza. Quanti ne ho io? È comparso un nemico vendicativo. Cosa vuol dire? Au. Au. Oh, 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 oh. Buono, buono. Non ti volevo fare del male, eh. Beh, più o meno. Ah, ok. Devo fare esperienza, non arrabbiatevi. Bene, dopo da questa parte in poi penso che farò qualche taglio, eh. Oh shit, no, non è possibile. Colpa mia, ovviamente. Perfetto. Bene, costruiamo una gamba adesso, eh. Cazzo, ma per quanto costa, scusa? Ah, 485. Ah, ok. My fault. Aio. Bene, hai rotto le palle comunque, sei una merdina, eh. Ah già, me l'ero dimenticato questo. Vediamo se riusciamo a prendere un impianto per la testa. Ma porca di quella pacca. Che tristezza. Perfetto. Maledetto bastardo. Dai, vieni qua, infame, va. Voglio la tua testa, eh. Dai che te la stacco. Pam! Perfetto. Bene. Nuovo impianto ottenuto, nucleo di supporto. Vabbè, per il momento non abbiamo posto dove metterlo, mi pare. Per cui è anche inutile guardarlo. Diagramma sbloccato per la testa. Ottimo, tanto ci servono scarti. E effettivamente li abbiamo però gli scarti, eh. Avvicinati lentamente. Come si fa ad avvicinarsi lentamente? Dai, vieni qua, infame, dai. Su, su. Forza. Non farlo arrabbiare, eh. Ok. Per camminare, ragazzi, premere Q. Quindi facciamo così. Però potevano dirmelo, eh. E poi
un super attacco. Ma va a cagare, cosa cazzo hai fatto su? Dai, vai di testa anche qua, eh. Niente, volevo, ma... niente da fare, vabbè, ok. Oi, oi, oi. Qui c'è gentaglia dappertutto, ragazzi, eh. Bene. Dai, vieni con me. Ma che attacco caricato del cazzo è quello lì? Bah. Au. Perfetto. Però una gamba umana non mi serve a niente. Mi serviva una gamba robotica a me. Ho sbagliato mira. E abbiamo sbloccato la scorciatoia qua, immagino, giusto? Perfetto. Perfetto, direi. C'è un altro nemico qua, eh? Bene. Vieni con me, dai. Ehi là. Cazzo, mi dà anche fuoco, bene dai. Fire starter di contrabbando. Bene. Curiamoci. Vieni, vieni qua. Fossero tutti così i nemici, ragazzi. Magari. Oh shit. No, due alla volta però, non è mica giusto questa cosa qua, eh. Pure? Bene, dai. Alla testa. Bene. Ciao. Serve una tessera lì, eh. Che non abbiamo, purtroppo. Per fortuna che non sono esplosiva. Ho temuto per il peggio. Ma sto andando verso la piovra io, dove cazzo sto andando? E poi ho anche il robottino adesso che ci penso, eh. Oh fuck. Cazzo, ma è resistentissimo, merda. Aiuto. Ma vaffanculo. Ragazzi, secondo me lì non ci passiamo, eh. Riesci a saltarlo questo qua, no? Ma come si fa ad andare lì sopra allora? Tutto molto strano. Da qua magari. No. Boh. Ah, cazzo. Ah, ma allora sono un cretino, cazzo. E dove ci porta questo? Al centro di detenzione. Cioè, ho aperto una scorciatoia. Vediamo se è dove intendo io. Dove eravamo arrivati prima, ragazzi, con... Vabbè, vediamo, vediamo. Vediamo un attimo.
Sì, esatto, proprio qua. Sì, è una scorciatoia al punto di prima dove c'era il boss Garcia. Perfetto, direi. Bene, scorciatoia sbloccata. Ottimo, direi. Adesso andiamo avanti. E non ho ben capito se dobbiamo andare su per quel punto lì dove ci sono quei cose lì corazzate con lo scudo, oppure dall'altra parte. Perché se vi perdi lì, siamo nella merda. Detto proprio così, scusate il francesismo, però... Comincia già a diventare duro questo gioco, eh. Ancora? Ma come? Ah, non è mica giusta sta roba qua. Andate a cagare. Via. Anzi, di qua. Ciao, ciao. Vediamo se mi corrono dietro, in teoria, no? Oh, sì. Ma va. Mi corrono dietro anche al falò, praticamente. Ti venisse del bene. Vabbè, almeno se muoio sono qua vicino, vero? Oh. Perfetto. Costruiamo qualcosa, eh? Allora, costruiamo magari la testa. Ok. Perfetto. E una gamba. Ok, e anche un altro braccio. Bene. Vediamo. Perfetto. Una gamba. Bonus set parzialmente attivo. E la testa. Eccolo qua. Adesso siamo già più corazzati di prima. Bene. E con questa buona notizia, ragazzi, noi chiudiamo la puntata. Grazie, alla prossima.